Una buona serata, terza ed ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca, perché i carabinieri del comando provinciale di Pescara hanno sequestrato 3 kg di droga dopo un blitz effettuato in un appartamento trasformato in una serra per la coltivazione della marijuana. Tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Una centrale della droga con serre high-tech per la coltivazione dello stupefacente sita nella zona di Pescara Colli è stata scoperta nelle ultime ore dai carabinieri della locale compagnia che hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Francesco Paolo Armino, trentenne pescarese. I carabinieri hanno recuperato oltre 3 kg di droga. L'attività è stata condotta in maniera, diciamo, vecchio stile, quindi con la conoscenza del territorio e dei personaggi. Non sono state utilizzate attività tecniche o altro. I canali di rifornimento purtroppo sono tanti e sono numerosi e nonostante, insomma, si cerca sempre di colpire i traffici, si sviluppano spesso e volentieri nuove rotte, quindi anche in questo caso ancora dobbiamo approfondire le indagini. Sospettiamo che possa essere giunto attraverso una gomma, infatti abbiamo rinvenuto all'interno dell'abitazione una ruota di una macchina tagliata, quindi verosimilmente l'hashish contenuto all'interno di palloncini era stato celato all'interno di una gomma di autovettura. Questa è una modalità che anche in passato è stata riscontrata. 50 azioni eversive in 13 anni di attività e questo è il bilancio dell'attività del gruppo anarco-insurrezionalista FAI, Federazione Anarchica Informale, che gli investigatori hanno tracciato a conclusione dell'indagine condotta dalla Digos di Torino in collaborazione con quella di Pescara, di Viterbo e di Roma. 7 gli arresti scattati all'alba di questa mattina che hanno interessato anche la nostra regione, in particolare la provincia di Pescara, dove risiedono 2 dei componenti del gruppo anarchico. Si tratta di Danilo Cremonese, 40 anni, e Valentina Spezia, che convivono in un appartamento di Montesilvano. L'inchiesta coordinata dal Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia ha permesso di ricostruire l'attività anarchica che, secondo gli investigatori, era finalizzata a colpire anche uomini politici. È stato attribuito al FAI il pacco bomba, ad esempio, recapitato a Romano Prodi, e il plico esplosivo destinato al quotidiano La Stampa nel 2003, oltre all'attentato al Tribunale di Civitavecchia di quest'anno. E si è avvalso invece della facoltà di non rispondere Felice Ferrazzo, il boss dell''Ndrangheta, arrestato a Termoli dai carabinieri della compagnia locale nell'ambito dell'operazione della Procura distrettuale antimafia dell'Aquila, Isola Felice, il servizio di Fabrizio Occhionero. Secondo la Procura distrettuale antimafia dell'Aquila ci sono consistenti elementi per affermare l'esistenza di un'associazione criminale di natura 'ndranghetista con base tra San Salvo, Campomarino e Termoli. Indagini sfociate nell'operazione Isola Felice in un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 persone per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, traffico di armi, estorsione, riciclaggio e altri reati a vario titolo, con attività estese in altre regioni e fino all'America Latina. Una realtà, stando alle contestazioni, operante sotto l'egida della famiglia Ferrazzo e composta sia da calabresi che da siciliani, insieme a esponenti locali che si sarebbero affiliati all'associazione ricostruita nel voluminoso fascicolo. Al Tribunale di Larino, primi interrogatori di garanzia per rogatoria a carico di Felice Ferrazzo e dei fratelli Fabio e Mirko Marchese. I 3 si sono avvalsi della facoltà di non rispondere perché, come sostenuto dagli avvocati difensori Ruggero Romanazzi e Giuseppe Di Carlo, le carte vanno approfondite per fare chiarezza sull'impianto accusatorio. La figura di Felice Ferrazzo, faccio soltanto una precisazione. Qualche anno fa Felice Ferrazzo, accusato unitamente al figlio di detenzione di armi da fuoco in un locale di Termoli, veniva assolto proprio sulle dichiarazioni del figlio che escludeva qualsivoglia collaborazione da parte del padre. Oggi il figlio cambia rotta e dice che invece il papà era non soltanto a corrente di tutte le sue azioni criminali, ma addirittura ne era complice. Quindi sono dichiarazioni di un collaboratore che da poco sta collaborando, che sono da vagliare con molta attenzione. I legali hanno chiesto al GIP del Tribunale dell'Aquila una misura alternativa al carcere e hanno deciso di fare ricorso anche al Tribunale del Riesame.
Al di là della contestazione dei fatti reato, per cui chiaramente ci sarà un processo e saremo chiamati a rispondere in quella sede, ad oggi credo che risulti de facto evidente che non ci siano nel caso di specie le esigenze cautelari, perché il pericolo di commettere altri reati di fuga o di inquinamento delle prove non è né concreto né attuale, se si tiene conto che gli ultimi episodi contestati risalgono addirittura al 2011. Come stanno vivendo questa situazione? Allora, diciamo che i fratelli Marchese sono incensurati, diciamo, non hanno precedenti penali, quindi non hanno, diciamo, mai vissuto una situazione di questo genere. Abbiamo necessità di approfondire gli aspetti, come dicevo prima, ma sono fiduciosi del fatto che più in là nel processo, ma soprattutto nell'immediato, riescano a tornare in libertà. Ci spostiamo all'Aquila adesso, dove le fiamme gialle proseguono l'inchiesta sui falsi pagamenti per ottenere i SAL, stato di avanzamento dei lavori. Nel mirino dei finanzieri circa 20 costruttori e la stessa inchiesta che vede indagato anche il sindaco del capoluogo Massimo Cialente. Daniela Rosone. Prosegue l'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila sulle false certificazioni di pagamento dei subappaltatori presentate da alcune aziende per ottenere i cosiddetti SAL, lo stato di avanzamento dei lavori, nell'ambito delle commesse private di ricostruzione di case danneggiate dal terremoto aquilano del 6 aprile del 2009. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti per ora 20 costruttori che sono indagati per una prassi che si utilizzava, quella del falso pagamento, denunciata ormai da mesi da piccoli imprenditori al collasso. Il pagamento, come è noto, è una condizione assolutamente necessaria affinché venga sbloccato dai comuni il saldo dei SAL. Un malcostume, quello di non pagare le piccole ditte, che si è diffuso a macchia d'olio all'Aquila come altrove. Secondo i piccoli imprenditori la norma attuale non basta, in quanto concede la possibilità di autocertificazione. L'inchiesta in questione è portata avanti dalla Guardia di Finanza e anche da un pool di magistrati che stanno facendo ulteriori accertamenti bancari e anche interrogatori. Vengono ascoltati anche molti subappaltatori. L'inchiesta vede indagato anche il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, sulla scorta di intercettazioni telefoniche, con l'accusa per induzione indebita a dare o promettere utilità, la cosiddetta concussione depotenziata in due circostanze, una tentata e l'altra consumata, secondo il PM Stefano Gallo. Nel tentativo andato a segno, Cialente avrebbe, il condizionale d'obbligo, chiamato il funzionario comunale De Carolis, a sua volta indagato, per ottenere lo sblocco del pagamento di SAL alle società Palomar e Costa, che stavano ricostruendo il cosiddetto condominio Cappelli, nonostante le certificazioni sui pagamenti dei subappaltatori non fossero a posto. Già in servizio il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri a Pescara. Si tratta del colonnello Gianluca Di Niro, che prende il posto del colonnello Paolo Piccinelli. Io ho vissuto a Chieti perché mio padre era maresciallo dei Carabinieri della regione di Chieti. Quindi è stata una strana sensazione ieri tornare alla Legione di Chieti in veste da comandante provinciale nei luoghi che frequentavo da bambino insieme a mio padre. Quindi una bellissima sensazione, anche orgoglioso di essere qui a Pescara nella speranza di fare veramente il meglio possibile per la cittadinanza e per la provincia di Pescara. La conosco per quello che ho potuto leggere, insomma, nei vari documenti del comando provinciale in questi due giorni che sono qui in città. Ho girato l'Italia, quindi conosco, insomma, le varie criminalità perché le ho, diciamo, combattute e affrontate un po' in tutte le città, grosse città italiane. Colonnello, quali sono le criticità di una città come Pescara? Sbilanciarmi adesso mi sembra un po' prematuro, sicuramente è una città in cui è molto viva e quindi sicuramente la microcriminalità sicuramente sarà uno di quei, diciamo, settori in cui cercheremo di intervenire nel miglior modo possibile. So che il comando provinciale fino adesso ha fatto benissimo, quindi sicuramente cercheremo di fare ovviamente ancora meglio, ma diciamo, il livello raggiunto dal provinciale e dal comando provinciale Carabinieri di Pescara finora è veramente un livello molto alto e spero di essere in grado di portarlo a livello anche ancora più elevati. Ripeto, i nostri piani operativi sono tre: preventivo, repressivo e relazionale, in modo da coinvolgere veramente tutta la popolazione in questo grande progetto di sicurezza che abbiamo qui al comando provinciale e che le forze di polizia hanno in ambito nazionale. Poi. Cambiamo argomento adesso perché è stato siglato fra la regione Abruzzo e le quattro province l'accordo per il passaggio di attribuzioni e del personale. Presidente Lolli, questa mattina è stato firmato questo protocollo tra la Regione e i presidenti delle quattro province anche per quanto concerne il personale degli enti locali. Cosa cambia in concreto? Beh, intanto diamo attuazione a una norma
di 2 anni fa, di 1 anno e mezzo fa, che in un modo un po' così, un pochino improvvido secondo me, ha deciso da un giorno all'altro che il 50% dei dipendenti delle province dovessero essere considerati esuberi e che il territorio se ne dovesse fare carico. Per noi erano 712 persone in Abruzzo, è stata una cosa drammatica perché fin dall'inizio noi abbiamo deciso di fare di tutto perché nessuno di questi finisse per la strada e nessuno di questi finisse deportato in altri territori italiani. Con l'accordo che abbiamo fatto ieri, dopo 1 anno e mezzo di lavoro, abbiamo intanto registrato questo risultato importantissimo. Quello che mi interessa dire a tutti i cittadini è che al di là della sorte dei dipendenti ci sono i servizi che questi dipendenti davano e che sono servizi importantissimi. Prendete le biblioteche, prendete i igieni civili, prendete l'assistenza e il trasporto dei bambini con disabilità. Ecco, questi servizi non scompaiono, questi servizi adesso vengono riorganizzati dalla regione e vengono naturalmente riorganizzati, non è una cosa semplicissima, in una dimensione più aggregata e meglio coordinata e magari nel tempo noi ci auguriamo anche offrendo servizi ancora migliori di quelli che si offrivano prima. Ci sarà un risparmio per gli enti? No, che risparmio? Nessun risparmio. C'è un aggravio di costi sulla regione, perché la regione alla fine di questa storia, diciamo, si ritrova con 246 dipendenti in più. Parliamo adesso della scuola e del rapporto con il sisma, con la sicurezza nelle scuole dopo il sisma dello scorso 24 agosto. Bene, le scuole materne, elementari e medie pubbliche di Sulmona resteranno chiuse perché gli edifici sono agibili ma sismicamente vulnerabili. Lo ha annunciato il sindaco Anna Maria Casini, che sta firmando in queste ore l'ordinanza selettiva che prevede il rinvio di una settimana dell'apertura dell'anno scolastico, il 19 anziché lunedì prossimo, 12 settembre. 7 giorni per organizzare dunque la sistemazione di circa 1400 bambini. Ci spostiamo a Teramo invece, sempre per parlare di scuola, perché una rappresentanza di genitori di ragazzi che frequentano le scuole teramane questo pomeriggio hanno incontrato il sindaco Maurizio Brucchi per avere rassicurazione sulla sicurezza dei plessi scolastici a seguito proprio del sisma. Dubbi che però non sarebbero stati fugati dall'amministrazione. Elisa Leuzzo. Le scuole sono agibili ma non a norma. È sostanzialmente questa la risposta che hanno ricevuto i genitori intervenuti questo pomeriggio all'incontro promosso dal sindaco di Teramo, vista la preoccupazione sulla sicurezza degli edifici scolastici in vista della riapertura del 12 settembre. Sono arrivata da mamma preoccupata, vado via da mamma preoccupata. Questa l'osservazione di un genitore a fine incontro ai nostri microfoni. Non abbiamo avuto risposte, siamo stati anzi bloccati nelle domande che abbiamo fatto, è stato deviato il discorso, è stato deviato il senso di quello che abbiamo detto. Noi abbiamo capito, le scuole sono agibili ma non sono sicure. Abbiamo capito che una scuola vecchia, già lo sapevamo perché ci siamo informati forse a differenza loro, che una scuola vecchia risistemata non può essere antisismica, può essere migliorata per il sisma. La mia domanda era come mai dopo il 2009 in una zona che fa parte della faglia che attiva non siano state adeguate le scuole. Ci è stato risposto che sono state controllate 9 scuole su 31. Per cui il sindaco spera che non arrivi il terremoto, noi tutti speriamo che non arrivi il terremoto, se domani arriverà il terremoto non lo sappiamo perché lui non ci dà, giustamente non ci può dare garanzie. Però non vogliono prendere di petto la questione. La questione è che le scuole non dovrebbero essere riaperte adesso, non prima che vengano fatte i dovuti controlli antisismici, perlomeno quello. Mancano i fondi, noi ci chiediamo nei vari milioni elencati così a canzoncina dal sindaco, perché prima di fare i lavori non sono state fatte tutte le scuole, tutti i controlli nelle varie scuole? Intanto il 12 è prevista la riapertura per quanto riguarda le scuole medie. Lei che farà? Io non mando mio figlio a scuola. Intanto la provincia ha chiesto di posticipare la riapertura delle scuole superiori prevista per il 12. Si deciderà entro venerdì, ma al 90% slitta al 19 settembre.
C'è stato anche un incontro tra il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, il consigliere delegato alla scuola, Graziano Ciabanna, con i progettisti degli interventi delle scuole superiori destinatarie dei finanziamenti scuole d'Abruzzo. Lavori per circa 5 milioni di euro su 6 edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. Il piano è del 2009, ma particolare e non trascurabile, scrive in una nota all'ufficio stampa della provincia di Teramo, la definizione dei finanziamenti è della fine del 2013. Nel 2014 vengono affidati gli incarichi di progettazione, nel 2015, dopo i primi rilievi progettuali, si rende necessaria una rimodulazione dei fondi sulla base delle oggettive necessità delle strutture. Insieme con i tecnici dell'ente e il dirigente Leo Di Liberatore si è fatto il punto sulle procedure, conclude la nota della provincia di Teramo, sui tempi e sul livello di sicurezza che si raggiungerà con i lavori di miglioramento sismico. Inaugurata questa mattina a Montesilvano la nuova scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Villa Verrocchio, il sindaco Maragno afferma che la sicurezza delle scuole cittadine è massima. Pochi giorni all'inizio del nuovo anno scolastico, sindaco, questa mattina inaugurate la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Villa Verrocchio. Sì, finalmente inauguriamo quest'opera, un'incompiuta, è un'opera che è stata progettata ben 13 anni fa e che oggi finalmente abbiamo portato a compimento. La mia amministrazione ha voluto ripartire da tutte le incompiute, non aveva senso progettare nuove opere, aveva invece ragione di lavorare per completare quelle già avviate. Questa è una scuola bellissima dove troveranno posto 6 classi, ci sono tutti i più moderni comfort sia per quanto riguarda la struttura in sé e sia per quanto riguarda il rispetto delle tutte le normative di sicurezza. Una struttura davvero estremamente accogliente per la quale io devo ringraziare tutte le persone che si sono spese e effettivamente hanno contribuito alla realizzazione dell'opera. Sindaco, a proposito di sicurezza, a poche ore dal suono della prima campanella, qual è la situazione a Montesilvano anche alla luce del sisma del 24 agosto scorso? Abbiamo fatto verificare tutti i plessi scolastici e possiamo dire che quest'anno inizia all'insegna della massima sicurezza e della massima tranquillità. Ci teniamo a controllare che gli spazi che vengono occupati dai nostri figli abbiano le caratteristiche rispondenti a quelli che sono i requisiti di legge e quindi abbiamo avviato già per tempo tutte le procedure e possiamo tranquillamente far suonare la campanella e stare tutti in tranquillità. Chiudiamo la parentesi delle scuole parlando del primo Riccitelli, della stagione di prosa che è stata presentata questa mattina nella sala consigliare del comune di Teramo. Vediamo. Sono a dire solamente grazie a Riccitelli per lo sforzo che comunque ha portato avanti. All'orgoglio di comunque portare a compimento una programmazione complessa che non è, e questo è per me segno di grande professionalità, di serietà, non è un programma rimediato per poter passare anche quest'anno. Come presentarla? Come un'altra bella, bellissima stagione di prosa che sarà portata nuovamente nella nostra città in condivisione con i nostri abbonati, i nostri spettatori, il nostro pubblico che non è solo un pubblico di Teramo ma dell'intero territorio provinciale, regionale e anche fuori regione. Lo facciamo insieme al direttore artistico Ugo Pagliai, al nostro direttore artistico che oramai da 12 anni cura la nostra stagione. Quindi importanti produzioni, attori prestigiosissimi, grande letteratura. Quindi saranno 8 momenti importanti da condividere insieme. Sono molto felice di aver presentato questa stagione perché c'è il divertimento, c'è l'impegno, c'è il testo famoso, il testo semisconosciuto, con un panorama di attori e attrici molto importanti. Da cosa si inizia?
Si inizia con una famiglia quasi perfetta con Bucci Rosso e poi c'è il grande testo di Edoardo, che è il Filomena Marturano naturalmente, poi c'è Odio Amleto, che sono anch'io, Paola, così, che è un divertissement, devo dire, che però questo mi dà la possibilità di fare un ennesimo fantasma, perché verrà per volontà divina John Barrymore sulla Terra per insegnare a Gabriel Garco come si recita Amleto. Dal 9 all'11 settembre nel borgo di Notaresco invece full immersion nelle atmosfere d'Irlanda con la terza edizione dell'Abruzzo Irish Festival, l'apprezzata rassegna di cultura, tradizioni e tipicità irlandesi in terra d'Abruzzo che quest'anno devolverà il ricavato della tre giorni ai terremotati. Torna a Notaresco il terzo Irish Festival in terra d'Abruzzo. Tre giorni tra rievocazione di riti celtici, mercatini, gastronomia tipica, concerti e spettacoli di danze irlandesi. Quest'anno riconfermiamo gli artisti internazionali, verranno i Ramjacks dall'Australia, che è un gruppo di punta nell'ambito del Celtic Punk. Poi avremo vari workshop sia di cultura che di scoperta, di curiosità. Poi mercatini a tema, enogastronomia a tema, birra irlandese direttamente importata. Tra gli ospiti anche il cantante storico dei Modena City Ramblers. Il fondatore dei Modena City Ramblers, che abbiamo voluto chiamare perché ci piaceva il concetto di ritornare un po' alle origini, e lui è stato il fondatore proprio dei Modena ed è quello che voleva mantenere un gruppo italiano con una sonorità celtica. Nato 3 anni fa all'insegna di un progetto di gemellaggio territoriale tra la Regione Verde e l'Isola di Smeraldo, è ormai diventato evento di riferimento del centro-sud Italia per tanti appassionati di cultura irlandese. Non è un classico festival della birra, ma è un festival culturale, perché c'è tanta cultura, ci sono workshop, ci sono rievocazioni storiche celtiche, c'è food irlandese, l'Irlanda che incontra l'Abruzzo, che è un evento che in 3 anni oggi conta migliaia e migliaia di visitatori. Abbiamo già richiesto dalla Calabria, dalla Lombardia, dal Lazio. 3 anni di festival, 3 giorni di festival quest'anno per la terza edizione, un evento che diventa anche una grande iniziativa di solidarietà. La sensibilità degli organizzatori permette questo, che il ricavato degli incassi sarà devoluto ai terremotati. Adesso troveremo anche contatti con chi finanziare direttamente, adesso vediamo tramite i sindaci oppure con le associazioni del territorio proprio dei terremotati, per far sì che il contributo direttamente dal festival alle zone arrivi in maniera celere. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo con il Pescara che oggi ha ripreso gli allenamenti in vista del posticipo di domenica sera all'Adriatico contro l'Inter. Prima della seduta ha parlato il tecnico Massimo Oddo. Argomento centrale della conferenza stampa il mercato del Delfino, a cui Oddo dà un 10 in pagella. Lo ascoltiamo. La cosa meno preoccupante è fare occasioni da gol e segnare. E togliamo il dubbio a tutti, per me Baybek è una punta centrale, che tutti continuano a dire che è un esterno, ma sono convinto che il 95% di tutti quelli che parlano di Baybek non sanno neanche che tipo di giocatore è. Quindi io l'ho voluto come punta centrale, è una punta centrale, insieme a lui la punta centrale è Manai. Ulteriore punta centrale può essere Caprari. Io sono appostissimo così, sono convinto dei giocatori che ho, sono contento di quello che ho. Da sottolineare il fatto che noi siamo il Pescara, non siamo il Milan, non siamo l'Inter che ha bisogno di una punta, va, prende, compra, spara 20 milioni e compra la punta. Ma Bergessio noi l'avremmo preso volentieri a condizioni diverse. Perché noi siamo il Pescara, anche per una questione di equilibrio di spogliatoi non possiamo permetterci sia economicamente che per una questione di equilibrio di spogliatoi di permetterci di prendere una punta che guadagna il doppio degli altri e quindi a quelle condizioni io non preferisco stare così. 10. Io do 10 al mercato del Pescara perché sono arrivati tutti i giocatori. Quindi va bene così. I singoli si mettono a disposizione di un,
di un gruppo intero, si mettono a disposizione di un allenatore che dà una direzione e loro ci credono, quindi questa è la nostra forza. Però poi devi avere qualità in campo, perché tu puoi allenarti quanto vuoi e chiedere quello che vuoi ai tuoi ragazzi, ma se poi non hanno le qualità per mostrare quello che provi in settimana, tu non riesci a ottenere nessun risultato. Quindi il fatto che questa squadra abbia fornito due belle prestazioni, perché evidentemente la squadra ha qualità ed è forte. Andiamo in Lega Pro adesso, andiamo in casa a Teramo, perché è stato raggiunto ieri l'accordo per il rinnovo di contratto per il centrocampista Alessandro Di Paolo Antonio, che nelle prossime ore firmerà il prolungamento fino al 2018. Intanto l'attaccante Antonio Croce ancora cerca il suo primo sigillo in biancorosso. Lo ascoltiamo. Per il momento non ci faccio caso, preferisco più che altro fare la prestazione e riuscire ad ottenere più punti la domenica, il sabato, quando giochiamo. È normale che noi siamo attaccanti, il nostro pane è quello, fare gol, però per il momento va bene così. Non ho più 20 anni, ho 30 anni, quindi ho giocato a 2, ho giocato a 3, ho giocato da solo, quindi per me il modulo è indifferente. Quello che dobbiamo fare è correre, rincorrere gli avversari e poi, quando abbiamo palla, cercare di giocare. Dobbiamo vivere questa situazione allenandoci sempre al 100%, fare quello che ci chiede di fare il mister e mettersi a disposizione della squadra. Questo penso che sia il segreto. Alla fine il lavoro poi alla fine paga. Pordenone sicuramente sarà una gara ad alta intensità. Già da oggi prepariamo questa partita importante per noi, un po' con l'amaro in bocca, perché comunque domenica sabato potevamo raccogliere un risultato pieno. Siamo stati un po' sfortunati, abbiamo preso una traversa il primo tempo, due nel secondo tempo, un paio di occasioni create verso la fine. Dopo un inizio un po' così e così, perché dopo un minuto e mezzo non è facile ribaltare il risultato, però questa è una cosa positiva. Ripartiamo da quello, perché poi dopo il gol, levando un altro 5 minuti, ho visto una squadra che aveva voglia di lottare, di rincorrere l'avversario e di provare a vincere. Poi non ci siamo riusciti, però. Parliamo adesso di calcio a 5, andiamo in casa del Pescara, che da pochi giorni è al lavoro e uno dei volti nuovi è Cimanghigno, prelevato in estate dall'Asti. Lo ascoltiamo. Uno dei volti nuovi del Pescara, Cimanghigno, che arriva dall'Asti in terra d'Abruzzo con grandi ambizioni. Arrivi in una squadra che pensa al massimo obiettivo per la prossima stagione. Esatto, arrivo a una squadra che posso dire una squadra vincente. E arrivo anche per vincere qua, che iniziare una bella stagione con tanti obiettivi, e per quello che sono qua, anche quello nuovo che sono arrivato qua, a fare lo stesso lavoro, per alla fine alzare qualsiasi coppa e iniziare una bella preparazione per succedere questo alla fine. Arrivi in una piazza ambiziosa, in una città calda, con tanti tifosi al seguito della squadra. Arrivi in un Pescara che vuole puntare al massimo obiettivo per la prossima stagione. Esatto, arrivo in una squadra che vuole vincere sempre, come ho detto, e quest'anno non sarà diverso. Con una città che ha una tifoseria fantastica, allora questo ha una motivazione in più per essere in campo. E sono molto contento di arrivare qua e andiamo fino alla fine. Quali sono le caratteristiche tecniche di Cimanghigno? Vogliamo un attimo parlare delle tue caratteristiche, di come giochi in campo. Io penso che sono un che tira tanto in porta, forza, anche la marcatura. Diciamo che faccio bene in questa marcatura, la difesa che fa in mister. E piano piano, se c'è qualche parte che devo migliorare, in ogni allenamento, ogni settimana faccio questo.
Si stanno per aprire le Paralimpiadi di Rio 2016 e l'Abruzzo sarà rappresentato anche dal ciclista Pierpaolo Addesi. Per lui si tratta della terza partecipazione ad una manifestazione olimpica. Pierpaolo Addesi, alla vigilia della partenza per Rio, terza Paralimpiade per te, una grande soddisfazione, porterai ancora una volta i colori del ciclismo abruzzese a questa manifestazione intercontinentale. Sì, non nego che è stata dura perché gli avversari sono stati, diciamo, all'altezza. Essere convocato non è stato facile quest'anno, c'è un lavoro dietro di 4 anni, però comunque il livello si è alzato, diciamo, l'attività è diventata più grande, quindi più persone che la praticano, automaticamente è più difficile entrare nella rosa olimpica, però ci siamo riusciti. Ora l'obiettivo è quello di riportare in Italia una medaglia. Ma sicuramente l'obiettivo per queste competizioni è sempre quello di riportare la medaglia, anche se il mio obiettivo era quello di partecipare a questa Paralimpiadi, perché comunque, ripeto, la mia medaglia l'ho vinta partendo per Rio. Dopo è normale che quando saremo lì si cercherà di fare il massimo. Quando si partecipa ad una manifestazione così importante, poi si pensa anche al futuro, al dopo. Il futuro di Pierpaolo Addesi dopo questa manifestazione di Rio, quale sarà? Ma guarda, io sinceramente non lo so ancora quale sarà il futuro, perché prima facevo anche una battuta: se tornerò con qualcosa di bello da Rio, naturalmente non puoi smettere, perché sarò sicuramente gasato e avrò ancora più voglia di adesso. Se tornerò a mani vuote non posso smettere, perché magari penserò che alla prossima dovrò tirar fuori qualcosa, quindi quando smetto sinceramente non lo so. E questo era il nostro ultimo servizio TG6, che torna domani puntuale alle ore 14. A me non resta che ringraziarvi e augurarvi una buona notte.